Ciao ragazzi, oggi è 5 marzo 2017. Voi credete in Dio, credete al paradiso, che dopo la vita ci trasferiamo in un altro posto meraviglioso? Ora noi dobbiamo andare in un posto molto bello, si direbbe che è molto sacro, e quindi visiteremo la parrocchia di una chiesa dei Cappuccini. Adesso non mi ricordo bene come si chiama, ma lo scoprirò. C'è scritto il nome, c'è scritto lì nella chiesa. E dobbiamo incontrare a frate Giovanni, e che frate Giovanni ci farà vedere il parco dove tutti dicono che lì c'è il secondo paradiso terrestre. Sarà magnifico. Allora, ragazzi, andiamo a scoprire questo mistero che ha creato il Signore. Andiamo, ragazzi. Andiamo, let's go! Silenzio! Silenzio, stiamo entrando nella torre! Sì, ma qui vicino a noi è molto pericoloso. L'eterno riposo della loro... Questa è la parrocchia che dobbiamo entrare e dobbiamo sapere se c'è il frate Giovanni. Andiamo. Ragazzi, ho parlato con il padre e dice che il parco si trova dall'altra parte, quindi sarà tutto un casino, cavolo. Accidenti. Io spero che da qui si potrebbe passare, vediamo poco a poco. Vedete, noi stiamo andando qui dentro e dobbiamo cercare questo parco dove tutti dicono che è il paradiso terrestre, il secondo paradiso qui. Che qui è chiuso, cioè non fai forse il giro. E quindi, ragazzi, andiamo al dunque. Spero di arrivarci, così ci faccio una bella sperimentazione. Ok? Dai, a dopo. Ciao. Dei cappuccini. Orto, Orto. 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 E chiude alle 6. Chiude alle 6, Come in sì. tempo. Dalle 8 alle 18. Ok, andiamo. Allora, questo è scritto, questo è importante. Oh, guardate, siamo entrati finalmente dentro. Questo è il cartello. Orto dei cappuccini. Se qualcuno se vuole leggere, guardate, ve lo sto. Mettete pausa così potete vedere. Poi qui c'è scritto. Altra cosa, brevi cenni storici. Guardate, ecco qua, avete visto? Bene, ecco qua, stiamo proseguendo. Ma non penso che sia così. È probabile che sia forse più avanti. Questo sarebbe il paradiso terrestre. A me sembra il purgatorio. Per me è una cagata pazzesca! Beh, certo, c'è. Dovremmo trovare qualcosa di molto strano, però. Qui c'è veramente qualcosa di veramente misterioso, lo scopriremo. Ok. Sarà incredibile, sarà veramente misterioso dentro. Oh, guardate lì.
una porta dei tempi della guerra. È veramente misteriosa, guardate lì, lì c'è un'entrata. Filmando attento, via. Ricordi, lì c'eravamo già andati. E va. E quel posto dove, vedi quelle che era chiusa, eravamo andati lì in macchina. Ah. Dove c'è di tu con Andrea. Non ricordo. Domani servizio, ma qui tempo fa che eravamo andati su. Ah, capito. Ho detto Riccardo, ti ricordo. Ah, vedete. C'è l'erba alta lì in fondo, era chiusa. Vedete. Ah, cioè qui c'è scritto. Però guardate, se notate proprio. Orto dei cappuccini. Orto dei cappuccini. Vedete. C'è scritto qui. Attenzione, caduta massi. Vietato l'accesso alle persone ai mezzi di non autorizzati. Vabbè, ma tanto vedi, hanno messo il cancello per entrare. Perché così i diavolacci entrerebbero. Guardate qui dentro. Ma che palle, si può entrare neanche qui. Cazzo, peccato, si può entrare. Peccato, si può entrare, adesso andiamo a vedere cosa c'è. Ma mi pare che la grotta non sia lì comunque. Eh? La grotta era qua, o qui o lì. Era lì. Vero? Sì. Qui scendevamo da su. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è là. Andiamo poco a poco. Ragazzi. Vedete, qui c'è un'entrata, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo incontrato in questo momento dei ragazzi che mi seguono nel mio canale, però che posto di merda, di merda. Ciao ragazzi, ciao, come va? Tutto bene? Bene, sì, sì. Sto facendo questa posizione e sono rimasto deluso. Credi, accetto, guarda, si può neanche entrare. Ma forse dove possiamo trovare i fantasmi? Guarda, io guarda, mi sono iscritto a un gruppo dove veramente potrei incontrare veramente i veri fantasmi. Però adesso mi devo ancora chiamare. Il resto qui no, tranquillo, c'è niente. Poi ci sono anche i cartelli, si può neanche entrare. Esatto. Guarda, belle bici, grazie. Bene, mi sa che ciao Andrew, grazie, ciao. Ciao. Bene ragazzi, io mi sa che rimasto deluso, sono stato molto molto deluso, perché vedete lì, allora la grotta non si può entrare, lì lo stesso si può entrare, e poi lì ci sono anche delle guardie, e poi Che cosa abbiamo qui di bello? Ah, un mirto. Queste sono le piante, giusto? I mirto? Però da cavolo sono i mirto? Niente, vedi? Bevuto. Tutto bevuto. Questo è buono. Darei il pollo. Io ho l'arrosto. Però guardate però che bellezza. Piccolissimo, non c'è niente. Quindi allora ragazzi, vi capisco, sicuramente direte che questa posizione è una cagata. Per me è una cagata pazzesca. Capisco perfettamente, mi sono fallita. Ho incontrato dei ragazzi che mi seguono, infatti mi hanno salutato, ciao Andrew, ciao.
E quindi bene ragazzi, allora siamo arrivati adesso qui in questo parco molto antico, degli anni 80 di più. Siamo nel parco dei giardini pubblici. Qui c'è qualcosa di veramente molto misterioso perché è molto vecchio. Andiamo a scoprire qualcosa, andiamo. Giardini pubblici, galleria comunale d'arte. Ci sono delle cose molto interessanti da... Andiamo, siamo entrati. È un bellissimo posto, eh. Arborada Viale. Funziona. Assaggiamo. Sì, buono. Bene, adesso vi faccio vedere la mia mostra di arti marziali. Perché io vi faccio arti marziali già da 5 anni e quindi vi faccio vedere la mia vera potenza. Oh! Adesso noi dovremmo andare, se dove, a vedere l'albero di Sleepy Hollow. Vi ricordate la storia del famoso cavaliere nero che taglia la testa alle persone? Qui c'è l'albero, andiamo a vederlo subito. Si trova lì in fondo là. Bene, eccolo qua, l'albero di Sleepy Hollow. Mica un po' gigante. È andato proprio dentro la foresta. Guardate, è proprio storico, è degli anni della guerra. Oh, guardate che meraviglia. Sembra di un brachiosauro. Vero? Brachiosauro! Guardate! Cacchio! Uff! Pensate, guardate! È micidiale! L'albero, questo è l'albero più grande di Cagliari! Penso che sia, vero? Che ne dici tu? I don't know. No. Stai là che così faccio da lontano, faccio vedere quanto è grande. Pensate, guardate quanto sono piccolo io e quanto è gigante l'albero. Capito? Questa è la fine di Tarzan. Piacerebbe colpire. Guarda tutte le radici. Sembra che sempre di un T-Rex. Bene, adesso li proseguiamo, andiamo avanti, facciamo vedere altro. Andiamo. Se notate, là sopra si trova Belvedere di Cagliari. Dove significherebbe che si vede tutto. È il punto più alto. A me non sembra così tanto, però sarà più bello vederlo da quel palazzo. Quello è veramente un bel vedere. Ecco qua, siamo arrivati in questo punto. Questo punto è una cosa molto importante. Queste sono le sculture delle quattro stagioni. Ragazzi, respira, questo ha fatto una brutta fine. Questo è, non so chi potrebbe essere, Arla. Arla, ciao Arla, tutto bene? Sarà Aria, scusa un po', zi. Oh, Arla,
Ah no, aria, aria. Non lo so. Sì, sì, aria, perché da qui siamo la L. Aria, aria. Poi questo si chiama primavera. Povera primavera. Le manca una testa. Una? Quante teste te la fai? Manca la testa. Poi qui c'è l'inverno. È estate. Allora quindi quello lì è inverno. Povera estate, ti hanno cagato in testa, no? Povera. Scusa, secondo me mi dispiace di quello che fanno gli esseri umani, anzi gli animali, che ti cagano in testa e poi dopo finisce l'estate, giusto? Toccare le tette. Questo? Ah, vuoi che io tocchi questa. Scusami, hai fatto una faccia per dire ti sto per uno schiaffo. Autunno. E l'inverno dov'è? Bello. Ah, l'aria si infila inverno. Come? Questa è l'autunno. Sì, tu sei... Cosa stai dando? Ah, dell'uva. Bene, bene. Quindi adesso noi stiamo andando a vedere da quella parte. E cosa c'è di bello? Ah, il museo. Museo è quello. Ah, qui lì c'è il museo. Ah, non lo so. Quello non so qua sì. Qualcosa di interessante. Boh. La croce. Un'entrata. L'entrata del diavolo. Bene. Qui dietro siamo salutati un museo, guardate. Incredibile. La telescena qui dentro siamo tutti il museo, guardate ragazzi, questo è fatto di grotta, una roccia gigante di dietro oltrepassare il limite. Guardate, e questo cos'è? Che bello. Cosa potrebbe essere? Guarda. È il dente del demone. Un passaggio. Ah, la grotta. Sta piovendo. Guardate, questa è una grotta. Guardate questo passaggio segreto, guardate. C'è qualcuno. Sono qui dentro, qui con noi. Ok, si entra qui dentro. Le pietre che ci sono. Sì. Dove? Sì. Bello, l'hai filmato? Sì. Quindi posso passare
Ci sono le molle, guardate ragazzi. Si pega di non capello quella. Senti il rumore. C'è scritto qui ragazzi Rao Na Yokspo. Ah, parole c'è scritto. Parole. Un appio un po' strano adesso con parole. Caspita, l'avete visto ragazzi? Fa male, fa male, anche in meglio. Porta. E questo muro. Muro a panombra. Qui c'è qua. Ci state a riprendere anche là, sì. Okay. Questo è così. Ah, il bagno. Questo è antichissimo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato semplice, non so, missione fallita per il parco di Cappuccini, pazienza, però meglio di niente. Io ragazzi, mettete un bellissimo like se vi è piaciuto e ci vediamo nella prossima edizione. Iscrivetevi nel mio canale, Andrew Pepe, l'investigatore Sardegna. E ci vediamo al prossimo video. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!